Grazie Presidente. Intervengo per fare uno dei lavori che gli italiani non vogliono più fare, in particolare gli italiani di maggioranza non vogliono più fare, cioè richiamare il governo al rispetto degli impegni presi con il Parlamento. Ricordo che la risoluzione 122, approvata nella seduta del 28 luglio 2020, dopo aver premesso che non vi erano segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali e aver richiamato all'esigenza di rispettare la proporzionalità nelle misure di contrasto all'epidemia, invitava il governo a definire con norma primaria le eventuali misure di limitazione delle libertà fondamentali e ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi attuative dello stato di emergenza. Questo non era semplicemente un impegno che il governo prendeva con il Parlamento, era anche il preciso disposto dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 19-2020, che imponeva al Presidente del Consiglio dei Ministri, un ministro da lui delegato, di riferire preventivamente il contenuto dei DPCM. Si può argomentare sul fatto che un'ordinanza non è un DPCM, ma certo, in effetti un'ordinanza, sempre ai sensi del decreto 19 del 2020, è un atto che può essere preso in condizioni di particolare urgenza a supplenza di un DPCM che poi deve intervenire, come del resto la stessa ordinanza del ministro Speranza precisa. Le condizioni di particolare urgenza rendono ancora più cogente l'obbligo di motivare e di documentare la proporzionalità. Noi invece abbiamo un'ordinanza che, nonostante incida su libertà fondamentali come quella di circolazione, non solo non è per definizione una norma primaria, ma addirittura, seguendo, diciamo, un malcostume dell'attuale governo, interviene sovvertendo la gerarchia delle fonti, perché impone una deroga a quanto è stabilito nella norma primaria, ovvero il fatto che le regioni possano intervenire sui provvedimenti del governo in senso sia ampliativo che restrittivo. Invece, per Speranza si può solo essere più severi di Speranza. Tra l'altro l'ordinanza richiama anche sanzioni attraverso il richiamo all'articolo 4 del DL19-2020, ma non fornisce alcun elemento fattuale, per esempio non fornisce il parere del CTS, richiesto sempre dal decreto legge 19-2020, per valutare la proporzionalità di questo intervento così rigoroso. Quindi più in generale non viene spiegato il motivo dell'estrema necessità e urgenza. Ora devo dire che del parere del CTS, che è quello che, ricordiamocelo, ci aveva promesso 151.000 ricoverati in terapia intensiva il 28 aprile del 2020, di quel parere noi potremmo anche fare a meno, sinceramente, perché sono abbastanza chiare le motivazioni che guidano certe strategie terroristiche, però la legge lo richiede e quindi noi vorremmo che il signor Ministro venisse a riferire, come richiesto dal decreto legge 19-2020, e in particolare che ci desse dei dati per valutare la proporzionalità, cosa che questa maggioranza ha chiesto di poter fare, e quindi chiediamo che ci dia, se ce li ha, i numeri di quanti casi siano dovuti alla frequentazione delle discoteche e di quanti casi siano dovuti a stranieri, numeri sui quali nelle fonti di stampa abbiamo visto, come dire, valutazioni assolutamente impressionistiche. Se li ha, il ministro deve darli perché ha preso lui l'impegno di farlo col Parlamento. Se non li ha, sarebbe meglio che si astenesse per il futuro da questi spregiudicati interventi normativi. Grazie.